Ciao a tutti ragazzi, oggi vi racconto Shazam, Fury of Gods. Bravi quelli del marketing, ma il film si doveva chiamare Shazam 2, la furia delle dee. Potete già immaginare chi ci andava al cinema se si chiamava furia delle dee. Non lo so, io di inglese sono un po' ignorante. Forse non esiste il plurale femminile di dei. Molto probabile che non esista. Sapete cosa sembra? Sembra un titolo di quei film parodia finale degli anni 90, 2005, giù di lì, quando c'era quella febbre, l'avete vissuta quella febbre scatenatasi dopo una pallottola spuntata del 1988, finali anni 90, e il primo scary movie dei fratelli Wayans. Sotto questo punto di vista, Shazam 2, cominciamo male. Ma devo controllarmi, perché questa qua non è una review, ma un riassunto, almeno credo. Sappiamo tutti come andrà a finire. Io cercherò di fare il riassunto del film, ma butterò qua e là la mia frecciatina, dai. Attualmente questo personaggio di Shazam si trova in una situazione incerta, diciamo, perché non si sa ancora se avrà un ruolo importante nel futuro degli studi DC, con questa nuova faccia adesso che abbiamo, chiamata James Gunn. Il personaggio potrebbe anche venire eliminato dalla storia a partire dal film The Flash. Non è né di qua né di là. La sua sorte, diciamo, che rimane sconosciuta per ora agli appassionati della saga, che sono in attesa di maggiori informazioni per capire quale sarà il destino di questo personaggio. Ecco, questo era un silenzio drammatico. La tecnica che io userò d'ora in poi per creare tensione ed enfatizzare l'importanza di un momento particolare. Insomma, ragazzi, se vivrà oppure no dipende dall'accettazione del pubblico e soprattutto dal botteghino. Io sono già andato al cinema, andateci anche voi, ragazzi, e giudicate voi la storia con i vostri occhi. Decidete voi stessi se la pellicola vale la candela di pagare 5 euro per un secchio di popcorn che ai distributori, nonché proprietari di cinema, costa forse un euro. Sigla va. Io sono Likes The Channel. La storia di questo film inizia con due personaggi random travestiti di centurioni, diciamo, che visitano il museo di Atene in Grecia. Scopriamo ad un certo punto che sotto al costume ci sono due signore che sembrano sbucate dal programma del pomeriggio Uomini e Donne. Cosa curiosa, ragazzi, è che fino ad un secondo fa sembravano The Rock e Jason Momoa travestiti da spartani o da centurioni, che ne so. Prima Dwayne Johnson e Jason Momoa, ora Uomini e Donne di Canale 5, o almeno in faccia. Toccano questo bastone magico esposto nel museo, il bastone che era stato spezzato nel film precedente, e manifestano poteri con cui possono schiavizzare, diciamo, gli umani come fossero zombie. Per fare un po' di scena li fanno diventare di pietra, ma questo potere ai fini della trama non servirà a nulla, dimenticatevelo, perché non si manifesterà mai più. La star del film è Billy Batson. Io mi tengo come protagonista Freddie Freeman, ragazzi. La sua storia è molto più interessante di quella di Billy, per quanto possiamo chiamare quello interessante. Diciamo che questo è il suo film, per quanto mi riguarda. Billy, nelle sembianze di Shazam, va dal pediatra per parlare della sua difficile vita da supereroe, e il pediatra è lì che io non sono adatto, sarebbero battute che dovrebbero far ridere il pubblico. Una volta che sente quello che voleva sentirsi dire, torna a casa sua dalla sua famiglia adottiva per cercare, come sempre, altre persone da salvare. Il suo è un lavoro a tempo pieno, molto impegnativo. La sua squadra è composta da Mary Marvel, Freddy, Pedro, Darla, Eugene, eccetera. Nella loro prima scena d'azione, la missione sarà quella di salvare delle persone che sono in procinto di cadere in mare a causa di un incidente random che ha distrutto il ponte di Filadelfia. In tutta la prima metà del film questa sarà l'unica azione che vedrete, quindi se vi è permesso portatevi un cuscino al cinema. I ragazzi eroi in Shazam 2, come nel primo più o meno, sono scemi e tutti li considerano idioti, tant'è che il gruppo viene battezzato dalla stampa il Fiasco Filadelfia o qualcosa del genere. Billy convoca una riunione alla Roccia dell'Eternità, che non darà frutti perché sono teenager. Molto realistico questo film sotto questo punto di vista. Un punto a favore per Shazam 2. Il film ci manderà sul Monte Olimpo, dove le ragazze di Uomini e Donne, Espera e Calypso, visitano il vecchio mago che si è confinato lì per volontà sua, aspettando un giorno di schiattare per la seconda volta. È un'avvertenza, ragazzi, che vi faccio. Non cercate coerenza in questo film. Non la cercate.
Non cercatela, grazie. Usando i loro poteri, le ragazze old school lo obbligano a ricostruire il bastone. Il mago vuole fare il difficile un po', ma alla fine lo convincono a farlo. E mette assieme due pezzi del bastone. Però nel mentre si è portato un pezzettino del bastone con le unghie. Grazie a questa scheggia del bastone, il mago manifesta la sua presenza in un sogno di Billy. Un sogno in cui crede di avere un appuntamento con Wonder Woman. Una scena che definirei cringe e divertente allo stesso tempo. In questo sogno il mago avvertirà Billy che le figlie di Atlas sono venute per vendicarsi, perché in passato il mago aveva creato una barriera tra la terra ed il regno degli antichi dei. Questo con lo scopo di proteggere tutta l'umanità, ecco. E per compiere questa missione cosa ha fatto? Ha rubato il potere di tutti gli dei dell'Olimpo, imprigionando questo potere poi nel bastone che si è tenuto, perché è furbo. Un casino della Madonna. Quindi c'è da chiedersi in questo film chi sia quello cattivo e chi sia quello buono. Quindi abbiamo questo potere del bastone che in questo momento ce l'hanno i ragazzi, un potere che curiosamente compone la parola Shazam. Cosa intendo, ragazzi? La saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Insomma, questo mago, utilizzando i suoi poteri rubati, aveva creato il consiglio magico con lo scopo di proteggere la terra. Tuttavia, con il passare degli anni i membri del consiglio si sono indeboliti e sono invecchiati. Così il mago ha dovuto cercare nuovi campioni per proteggere il pianeta. Ma c'è un problema: Billy è un vero idiota che nel primo film, bellissimo tra l'altro, ha rotto il bastone lì con la magia, quindi non c'è più nulla che protegga la terra ora. In sintesi, il film è tutto qua, ragazzi. Due vecchie che atterrano sul pianeta per vendicarsi, tutto qua. Meno male che c'è un terzo componente molto prevedibile, sì, ma che si apre strada nel film a questo punto. Lo chiameremo Fattore Biancaneve. La storia adesso continuerà nella scuola dei ragazzi, dove Freddy incontra la nuova bella ragazza chiamata, boh, non me lo ricordo, Anna forse. Non è che mi ricorderò tutti i nomi di tutta sta gente e non è che sto lì con una penna a prendermi gli appunti. Questa ragazza nuova qua ha un bel feedback nei confronti di Freddy e finisce per sedersi a mangiare con lui a pranzo. Bello, bene, dai. Tuttavia, sul più bello, Billy interrompe il loro chiacchiericcio per aggiornarlo della nuova situazione, del nuovo pericolo che incombe sulla Terra. La famiglia, gli Shazam Boys, cominciano ad indagare sulle due ballerine di Uomini e Donne e lo fanno con l'aiuto di una penna magica che loro chiameranno Steve. Non parla ma scrive da Dio. È lì che scoprono tutta la storia che vi ho detto prima, che il bastone, che Atlas, che devono vendicarsi, che le figlie, insomma. Guardate il film, ciao. Fred in questo momento è molto impegnato con la sua nuova amichetta a scuola. Interrompe la ricerca per avere un appuntamento con lei sul tetto della scuola, tipo anime shonen generico a spag. Scopriamo, guarda, non era prevedibile per niente, scopriamo che la ragazza era in realtà alleata delle due signore, le due signore dee del film Shazam 2 La Furia delle Dee. La ragazza si chiama Antea, la conoscete tutti, è la futura Biancaneve di Disney Plus. Ciao. Al ragazzo verranno tolti subito i poteri nella scena successiva e Calypso, la sorella cattiva, costringe poi il professore a Sui. Ciao ciao algoritmo. Aspettiamo un po'. Ci darsi davanti ai suoi occhi. A me non me la fai, algoritmo, hai capito? Fanno il loro arrivo i Billy Boys, scusate, i Shazam Boys, che cercano di riprendersi il loro Freddy. Ma i poteri di Antea che richiamano un pochino al primo Doctor Strange. Un'Antea che noi, per comodità, chiameremo Biancaneve. I poteri di Calypso impediscono ai ragazzi di avvicinarsi, e anche quelli di Antea, mi sa, eh? Inoltre le streghe, le dee, creano un domo di energie intorno alla città per evitare che qualcuno entri oppure che possa uscire. Manco a dirlo, Freddy, col cuore spezzato, viene portato sul Monte Olimpo, dove, fra virgolette, questo ragazzo verrà torturato per fargli rivelare, diciamo, i dettagli dell'identità degli altri marmocchi. E le vecchie chiedono: ma gli altri Shazam non è che sono bimbi minchia come te, o sono gente grande? Ma la forza di volontà di questo ragazzo tutto può dinanzi all'incantesimo che abbiamo visto a inizio film. Quell'incantesimo, ve lo ricordate? Un incantesimo che toglie alle persone il potere di decisione sulle proprie azioni. Le domande vengono interrotte da una lettera volante
mandata dai Shazam. Una lettera con scritto più o meno così: caro vecchio signore, noi siamo disposti a rinunciare ai nostri poteri in cambio di Freddy, firmato Shazam. Più o meno, Ma la verità è che i ragazzi hanno un piano per rubare il bastone e tenersi Freddy allo stesso tempo. Un piano che sapete già come andrà a finire, perché è partorito da dei teenager che tutti mescolati non ne fanno uno. Non è che tutti i teenager siano deficienti, è che proprio quelli sono scemi, Ma a guadirlo il piano si è rivelato una vera cacca. All'incontro ci sarà un po' di azione, a Pedro verranno tolti i poteri con il bastone, l'unica cosa positiva è la cattura di Speria, anche se vincono un po' tutti in questa storia. Speria in realtà voleva la mela che custodiva il mago, la mela del non so cosa d'oro, la prende e fugge. E Freddy ed il mago invece scappano dalla prigione grazie a Biancaneve. Alla fine, Calypso propone di piantare la mela dorata sulla terra e di costruire un nuovo mondo al posto di quello distrutto dal mago, ma sulla terra. Espera non è cattiva e non si trova d'accordo con il disonorare i suoi antenati soltanto per le ambizioni di sua sorella Calypso, che è pazza. E Antea? Beh, Antea ha un forte prurito da serie TV adolescenziale, al quale dovrà porre rimedio al più presto. Pensa solo a quello? È l'unica spiegazione che ho per dare un significato a questo personaggio, alle sue azioni, a quello che fa. Perché se conosci le tue sorelle da 6.000 anni e poi conosci da 5 ore un ragazzino di quanto? 16 anni? O hai problemi mentali o sei un personaggio scritto col di dietro, scusate il francesismo. Dovete sapere che era in calore quella ragazza. Detto questo, Calypso ruba i poteri di questo personaggio Disney Channel e la trasforma in un normale essere umano. Via, e a quell'altra la fa infilzare dal drago. Calypso insella il suo drago, che tra l'altro la CGI del drago l'ho trovata molto bella, ragazzi. E la prossima cosa che farà sarà atterrare su uno stadio di baseball per poter seminare la mela, ed una manciata di secondi dopo, boom, sbuca dal terreno un albero dal quale crescono creature a metà strada tra Lovecraft ed i cattivi dell'MCU, e cominciano a fare, tra tante virgolette, una strage per strada, perché dovete avere ben chiaro che questo si tratta di un film per famiglie. Tra i mostri sbucati dai semi dell'albero ci sono gli unicorni neri, fichissimi esteticamente. Ma la mia domanda è: sul serio, tu scappi da dei mostri che sono forti e feroci per poi andare a chiedere aiuto ad un altro mostro temuto dai primi? Evidentemente in questo film la risposta è sì. Adarla ha studiato alla perfezione questa specie, visto che adora gli unicorni e sa che il loro cibo preferito è l'ambrosia. In una scena temeraria si mette davanti ad uno di loro che sta caricandola. Le offre delle Skittles colorate e non potrei trovare miglior gioco di parole, ragazzi. Siamo a cavallo coi dolcetti. La scena si chiude con la frase: avremmo bisogno di altri dolci. I Shazam Boys e gli unicorni, creature degli inferi, diventano grandissimi amici, poi se ne vanno in giro ad infilzare i cattivi. Cattivi che fra l'altro non fanno che buttare di lato le persone. Le tirano, le buttano, le prendono su e le buttano. Molto molto Power Rangers-like. Andiamo avanti. Ben lì da parte sua, in una scena che definirei divertente, sì, ma che non arriva a farti ridere, perché già il film a questo punto era già andato a puttare da un bel pezzo e niente lo poteva salvare. Manco se arrivavano Superman e Batman a salvare la situazione, forse, non lo so. Nella scena in questione Billy farà apparire dei fulmini per rianimare in qualche modo Espera, pugnalata alle spalle dal drago fisicamente e dalla sorella Calypso in senso figurato. La signora dell'Olimpo, quando sta per scattare, capisce insieme a Billy che l'unico modo per far secco il drago, un drago che è potentissimo, è quello di sovraccaricare il bastone per trasformarlo in una bomba ai protoni sovietica. L'unico problemino, ragazzi, è che questa bomba ha il potenziale per distruggere l'intera città. Billy gli chiede per favore di ridurre le dimensioni della cupola soltanto alle dimensioni dello stadio, nelle vicinanze dell'albero della vita. La signora accetta. Billy saluta la sua famiglia per l'ultima volta e ha inizio the last fight of the movie. Billy lancia i suoi fulmini all'interno della cupola per dare un po' di colore, diciamo, alla scena. No, invece ha un piano. Poi fa:
arrabbiare il drago per fargli rispondere con il suo soffio magico infuocato. Assorbe tutta l'energia creatasi con il bastone che prima aveva rubato a Calypso, in modo che quest'ultimo si sovraccarichi il più possibile. Succede quello che doveva succedere, un paio di slow mo più in là, il nostro eroe infilza il drago, infine dice la parola Shazam, in modo che il fulmine scarichi tutta l'energia magica proprio nel perimetro. Il piano funziona alla perfezione, la vecchia ed il suo drago scompaiono forse per sempre, ma anche l'albero della vita si è disintegrato, facendo diventare foglie tutte le creature che erano arrivate sulla terra. Direi un punto a favore del film, potevano usare benissimo la cenere, ma sapevano a cosa andavano incontro. Come previsto, l'esplosione ha anche posto fine alla vita del nostro Billy. A questo punto la sua famiglia è devastata. Col cuore distrutto, la sua famiglia è, come no, con l'aiuto del personaggio generico numero 5 di Disney Channel, a.k.a. Biancaneve, a.k.a. Antea, lo portano in cima al Monte Olimpo, per seppellirlo proprio come meritano gli dei. Purtroppo ora Billy non c'è più e il film sta per finire. Non si può far più niente, dice il mago. Il bastone non ha più una goccia di magia e soltanto la scintilla di un dio può ripristinare il suo potere. E dal momento, ragazzi, che in questo film Billy era l'unico dio rimasto, ecco, un buco, tanta terra e alla prossima. Ciao, arrivederci. Invece no. Allora, già, il film a quel punto era irrecuperabile. Per quanto mi riguarda, me medesimo, per quanto riguarda la mia persona, i miei gusti personali, non i tuoi. Ok? Come ve la spiego questa cosa, ragazzi, che sta per arrivare in questo film? Perché improvvisamente, mentre lo stanno seppellendo... Allora, chi ha visto il film, per favore mi segua nel prossimo esercizio e chiuda gli occhi. Interno. Set di una sitcom americana. La scena si apre con il protagonista deceduto, attorno i personaggi principali. Improvvisamente entra un personaggio vestito in modo appariscente, femminile, molto provocante, una guerriera. Personaggio 1 esclama: "Oh, guarda, chi è? È la nostra guest star!" Guest star fa un sorriso. Personaggio 2 vicino al protagonista morto sorride ed applaude insieme agli altri: "Benvenuta, benvenuta, guest star!" Il pubblico inizia ad applaudire e a fare rumore. Guest star sorride e saluta: "Grazie, grazie, sono così felice di essere qui. Tieni, ciao, arrivederci." Ecco, al cinema così è andata nella mia testa, ragazzi. Un nonsense assurdo, mitologico, leggendario, irrazionale, paradossale, mamma mia. Insomma, ragazzi, sì, Wonder Woman è apparsa dal nulla sul Monte Olimpo dove c'erano questi qua. Allora, Diana prende il bastone quando appare per donare al bastone un po' della sua energia perché gli avanza, e non solo fa fiorire di nuovo tutta la vegetazione attorno al Monte Olimpo, ma riporta Billy in vita. Che vi ricordo era cotto malissimo, come quando avanza del pollo a casa e il giorno dopo lo metti nel microonde. È così che era Billy, morto malissimo. Questo pollo che il giorno dopo è brutto anche da vedere quando lo tiri fuori dal micro. Questo era Billy. Bene, tutto a posto. Risorge Billy dal buco, tutto a posto. Billy dice a Wonder Woman che tra poco sarà finalmente maggiorenne. Lo dice magari per testare il terreno e vedere se ha qualche possibilità. Ma no, niente da fare. Giustamente c'è troppa donna in quel corpo per lui. E a questo punto niente, finisce il film, ragazzi. Io rido, ma non per la ragione che voi credete. Dopo ci sono le scene post credit. Se volete un video dedicato, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Voto che io do a questo film, voto che likes me medesimo io do a questo film, voto 3 su 10. Avrà detto molto le scene con la CGI di giorno, ma a livello di personaggi proprio no. Non è che chiedo coerenza da un film di supereroi, da un cinecomic, ma neanche quello, no, anzi, mi ritratto. Le forzature inclusive si sono rivelate in questo film molto tenui. 4 su 10, complimenti. Shazam 2, prendetevelo così, è quello che è, un film senza pretese, una trama senza futuro, una storia superficiale di un mago
che molti secoli fa distrusse un mondo o rovinò un mondo per salvarne un altro. Ma sul serio, ci focalizziamo su dei ragazzini, esploriamo le loro strozzate, le loro cagate. Secondo me le cose interessanti si sono rivelate centinaia e centinaia d'anni fa, ragazzi, non per criticare David Sandberg, però se era Zack Snyder a fare questo film, mi faceva una retrospettiva con un film pieno di flashback in slow motion fichissimi di 500 anni fa, di 1000 anni fa, con colpi di scena ogni 7 minuti e cose di qua e cose di là. Lo dico perché in qualche scena mi sa che il regista di questo film ha bevuto un pochino di Snyder, un pochino, È tutto per oggi, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di lasciarmi un bel like, iscrivetevi come sempre al canale e ricordatevi di attivare la campanella, così le notifiche arrivano fresche fresche. Io sono Lex. Ciao.